Presidente Roberto Moroso, viene in trasferta, il Tavagnacco vince. Abbiamo vinto dopo tanta sofferenza durante la partita, ma quando c'è un lieto fine, come si dice, no? E si porta a casa i 3 punti, siamo contenti di averli portati a casa. Una bella sofferenza, il secondo tempo si è aperta un po' la partita e le occasioni, come dicevo anche all'intervista alla televisione, cioè bisogna portarsele a casa. Se dobbiamo essere squadra leader, o comunque squadra che insomma, ha la sua, non solo storia, ma la sua capacità tecnica, bisogna portare a, quando è il momento, bisogna portare a casa, certo. Le occasioni ci sono state, abbiamo fatto questo uno che ci ha liberato un po', ma devo dire, brave per essersi impegnate fino in fondo. Non ho visto comunque la squadra di sabato scorso e spero presto di tornare a vederla perché veramente l'impegno e la determinazione, che tra l'altro anche oggi è stato portato avanti fino al 95esimo, dico un grazie alla ragazza dell'impegno, però il vero Tavagnacco l'ho visto sabato scorso e in alcuni sprazzi anche oggi, però poi alla fine bisogna portare a casa, cioè il calcio è fatto così, tanto sacrificio, tanto lavoro, ma poi bisogna segnare, ma poi bisogna. Abbiamo rischiato addirittura di perdere e devo dire che grazie all'errore delle avversarie, perché quando c'è un giocatore davanti alla porta, per cui è così. Nota positiva all'esordio di Filippo Pozzi che ha portato il gol. Che ha portato gol e per cui direi abbiamo un'ulteriore conferma se ce ne fosse bisogno anche in difesa. Speriamo comunque di poter vedere presto tutta la rosa a disposizione, ma in ogni caso le 11 che erano in campo, insomma, c'erano, non è che abbiamo giocato in 10. Quindi, ecco, oggi posso dire bene i 3 punti, bene il finale, nel senso vedo il lieto fine, non il finale, il lieto fine, però sappiamo che valiamo di più e questo dobbiamo chiedercelo, ma. Perché insomma ci sono partite come queste che, non, come tutti sanno, non, anche sul giornale oggi le interviste parlavano chiaro, sì, le partite partono 0-0, ma proprio perché oggi sembrava una partita facile sulla carta, che alla fine si è dimostrata difficile, lo abbiamo superata, però abbiamo tutto il tempo adesso, sicuramente la mister e quant'altro potranno riprendersi e fare quello che è giusto fare, trovare la concentrazione, adesso il ritorno è lì alle porte. Pensiamo che siamo a 6 punti e che 6 punti sono un niente, considerando come stanno andando le cose quest'anno.